Siamo tornati in compagnia di Gian Messulino per continuare a parlare del liceo Germana Erba, ex Teatro Nuovo e naturalmente di Germana. Ecco, io volevo parlare di questo passaggio. Precedentemente il liceo si chiamava infatti il liceo Teatro Nuovo. Esatto. E poi con la perdita, la grossa perdita che tutto il Piemonte e l'Italia ha avuto di Germana, ci avete fatta intestare a lei il liceo. Sì, c'è stato addirittura un motto popolare dei professori, degli allievi, degli ex allievi che in quella tristissima occasione ci hanno confortati enormemente, coprendoci letteralmente di messaggi al cellulare, su Facebook, email, lettere, testimonianze, disegni. È arrivato di tutto in ricordo di Germana. E sono, mi permetto di dire, centinaia di persone che davano attestati di gratitudine per quanto avevano ricevuto da lei, perché lei aiutava tutti, era proprio sempre pronta a risolvere i problemi, piccoli o grossi, delle persone. Quindi hanno voluto che il liceo prendesse il suo nome. Mi sembra un riconoscimento importantissimo, dovuto, sì. Prima si chiamava Teatro Nuovo perché aveva sede qui, ma prima ancora il nucleo su cui lei aveva costruito questo progetto bellissimo si chiamava Liceo Vittorio Veneto, era un liceo artistico sulle cui radici lei ha fondato il Liceo Teatro Nuovo. Abbiamo tenuto di chiamarlo Teatro Nuovo in omaggio all'edificio di proprietà comunale che ci ospita, e poi in quell'occasione era giusto riconoscerlo. Tra l'altro è stato molto bello perché mi è arrivata la notizia da parte del MIUR di Torino del riconoscimento di questo cambio di nome proprio il giorno in cui c'è stato qui il primo convegno dei licei coreutici italiani. Quindi ho potuto annunciarlo a tutti i presenti a livello nazionale, è stata un'emozione decisamente grande, anche perché Germana è veramente molto amata. Girando nei teatri mi rendo conto di quanto è conosciuta e quanto amata. Con mia nozione eravamo anche al teatro Alfieri in occasione del compleanno di Germana, sì. E Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi hanno così chiesto un applauso per il compleanno di Germana, abbiamo visto un teatro intero pieno, alzarsi, commosso. Certo. Dove si è unito questo abbraccio appunto a Germana. Ecco, per chi, i pochi che non conoscono Germana, chi era Germana e chi è comunque dei nostri cuori Germana Erba? Veramente tanto. Detto da me sembra un elogio scontato, ma è proprio così. Era una persona eccezionale, una persona, intanto una grande artista, perché lei ha frequentato, si è fatta il mazzo col liceo classico, però poi ha frequentato la facoltà di architettura dove ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati il primo giorno di scuola. L'università ed è stato un dramma, sì, sì. Per me è stato un dramma perché, e poi tutti e due, anzi, eravamo spiriti ribelli, autonomi, quindi trovare l'approccio per unirci per tutta la vita è stata abbastanza importante. Però un'unione fortunata, visto che è durata veramente tantissimo. Poi però ha funzionato bene, sì. E quindi anche lei si è laureata in architettura, anzi lei si è laureata prima di noi, io andavo già in giro per fare gli stage, gli spettacoli, eccetera, e poi lei mi ha anche aiutato a tirar giù la mia tesi. E poi abbiamo fatto una lunga carriera come insegnanti nelle scuole pubbliche, perché da giovani bisogna sbarcare il lunario e quindi... E poi ci siamo sposati giovanissimi, a 26-27 anni, sono subito arrivati i figli, abbiamo tre figlie. Tre belli figli. Sì, e quindi è stata una vita intensa. Tutto questo senza mai distrarci dal mondo che ci piaceva, da quello del teatro. Per cui magari insegnavamo al mattino, correvamo in teatro il pomeriggio e alla sera. È stata una bella avventura. Con una cosa importante che io auguro a tutte le coppie, di riuscire a giocare sempre con la staffetta. Quando uno cede, è stanco, è in crisi, c'è l'altro che tira, sì. E così via. Noi abbiamo fatto tutta la vita questo lavoro. Poi comunque devo dire che per sopportare me lei deve essere stata una persona eccezionale, una moglie unica perché... Una grande donna. Una grandissima donna, sì. E quindi Germana, oltre a essere una grande artista, è anche comunque ha scritto anche delle commedie. Sì, lei è stata costumista, pittrice,
anzi proprio negli ultimi giorni, ancora dipinto degli animali nella foresta, insomma aveva tutto un suo mondo da esprimere nelle poche pause di lavoro che aveva. Ed è stata insegnante bravissima di storia dell'arte, anzi da giovanissima ha fatto educazione tecnica, tutte queste materie delle medie, poi storia dell'arte, poi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento e così ha potuto fare la preside. Perché tutte le volte che c'erano concorsi abilitanti e noi eravamo giovani, ora di fare l'esame lei era sempre incinta e quindi abbiamo avuto tre tappe impegnative e quindi non poteva fare questi concorsi lunghissimi. E poi però si è rifatta e ha voluto fare un corso di storia dell'arte che le ha dato questa abilitazione. Per poter anche instancabile, veramente instancabile. E l'insegnamento le è servito proprio intanto per capire il grosso problema di chi vuole fare danza e teatro, che non si può avventurarsi in questa specialità, in questa disciplina, non sapendo poi cosa ti riserva il destino. Ci sono persone, ragazze e ragazzi, che da giovani a 13-14 anni hanno un fisico perfetto, però poi il fisico si sviluppa come vuole, anche se viene lavorato, se viene tenuto sotto controllo. E poi non sempre quindi c'è la possibilità di esibirsi, perché il primo pensiero dei nostri giovani è essere lì in mezzo al palcoscenico. Certo. Prima di arrivare lì c'è un percorso infinito. E quindi succedeva che tutte le famiglie e alcuni allievi più responsabili si preoccupavano del dopo, perché se arrivate a 18-19 anni poi uno non fa questa professione, cosa le succede? Non ha un titolo di studio, non ha uno sbocco. Allora lei ha trovato due soluzioni importanti. La prima è stata quella di creare questo liceo in modo che alla fine del corso di studi di danza uno ha un diploma che dà accesso a tutte le facoltà, insomma dà accesso a tutti gli sviluppi. L'altra cosa, a lato dell'attività vera e propria di esibizione di ballerino, stiamo inculcando, secondo i caratteri e le caratterialità delle persone, stiamo inculcando anche l'apprendimento di materie collaterali allo spettacolo. Non tutti quelli che amano il teatro devono esibirsi in centro al palcoscenico, ma ci sono le arti e i mestieri dello spettacolo che sono utilissimi. Senza quelli non si va in scena nessuno. Allora è molto importante conoscere un po' di tutto, dal disegno dei costumi alla realizzazione dei costumi. Lei ha istituito anche dei corsi di sarte teatrali, che è un'arte difficilissima, e poi corsi di scenografia, quelli di cui ho parlato prima, proprio perché la gente conosca tutto. E poi anche le altre attività, come l'assistente alla regia o alla coreografia, il ripetitore di balletti già fatti. Insomma, ci sono tantissime tante altre attività, comunque sì. Puoi rimanere nel mondo, tra virgolette, dello spettacolo, esatto, che ti affascina, anche se non essere direttamente il protagonista. Abbiamo anche un'ex allieva che si è appassionata all'aspetto organizzativo di Germana e ha chiesto di fare l'impiegata, mentre frequenta l'università, di fare l'impiegata perché lei vuol diventare organizzatrice. Ognuno poi alla fine scopre poi la propria strada. Io chiuderei, mi piacerebbe che lei leggesse, è stato molto bella, un pezzo della lettera che gli studenti hanno fatto appunto per chiedere il riconoscimento del liceo dedicato appunto a Germana Erba. Volentieri, spero di essere all'altezza perché purtroppo quando studiavo io non c'erano i corsi di teatro, noi dovevamo fare qualunque mestiere in teatro per esserci. Io ho fatto il trovarobe, il collaboratore di scenografia, la comparsa, il figurante, qualunque cosa pur di stare in teatro, certo. Allora, questi studenti dicono così, hanno scritto questa lettera: desideriamo condividere un nostro sogno, e il sogno di noi studenti, ma anche dei docenti, degli artisti e di tutti coloro che costituiscono il Liceo Teatro Nuovo. Persone che conoscono le battaglie e gli ideali di Germana Erba, creatrice di questo liceo pioniere primo in Italia,
a dare assoluta dignità alla danza e al teatro come indirizzi formativi di eccellenza. Poiché, secondo quanto ci ha insegnato Germana, giovane è la danza, giovane è l'arte e giovane è il teatro, e poiché desideriamo che Germana sia giovane per sempre, guida sapiente ma anche compagna di classe, come tipico del suo carattere, vorremmo che il liceo coreutico, scenografico e teatrale potesse portare un nome nuovo, quello di liceo Germana Erba. Grazie, io ringrazio tantissimo il signor Questorino per essere stato in nostra compagnia, grazie. Io ringrazio voi perché ogni occasione di parlare di Germana e del solco che lei ha tracciato mi fa un grande piacere. Sì. Grazie ancora. Grazie.